Stiamo per visitare il sito archeologico di Segesta, che è tra i meglio conservati di tutta la Sicilia, nonostante le numerose trasformazioni subite, è di certo uno dei luoghi di interesse culturale più suggestivi grazie al panorama visibile e alla sua posizione sul monte. Attualmente è una delle maggiori mete del turismo culturale e paesaggistico della provincia di Trapani. Quella che vediamo di sotto è Trapani. Si ritiene che la primissima fondazione della città di Trapani sia stata opera degli Elimi, prima della guerra di Troia. Famosa in tutto il mondo per i suoi coralli, per la pesca del tonno, per le saline e per i mulini a vento. Oggi Trapani è anche la capitale italiana della vela. Il porto di Trapani è sede primaria dei collegamenti marittimi con le isole Egadi e Pantelleria e storicamente scalo di riferimento per i traffici con i paesi nordafricani, in particolare con la Tunisia. Il porto di Trapani nacque come antico sbocco commerciale per Erix, odierna Erice, sita sul monte che sovrasta Trapani. Nell'antichità fu utilizzato da Fenici, Cartaginesi, Greci, Romani e successivamente arabi. Ci dirigiamo alle saline e a Lido Marausa, dove abbiamo trovato la camera. Uno dei panorami più visitati della Sicilia orientale è senza dubbio il tratto di costa che va da Trapani a Marsala, caratterizzato dalla presenza di antiche saline. Le saline di Trapani sono presenti nel territorio da secoli. L'area che le comprende si estende per 1.000 ettari nella zona sud di Trapani fino a Marsala, comprendendo anche Mozia. Dal 1995 è diventata riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF. La storia delle saline ci fa tornare indietro all'epoca dei Normanni del XII secolo, periodo in cui Federico II comprende l'importanza commerciale del luogo e impone il monopolio di Stato sulla produzione del sale, usato per la conservazione del cibo. Dopo i Normanni fu la volta degli Aragonesi che privatizzarono le saline. Successivamente gli spagnoli spinsero l'economia della zona, promuovendo Trapani come centro europeo più importante per la produzione del sale. Il dottore attacca. Questo è il dispositivo di... Come si chiamano? Siamo Custonaci per andare al Lido di Marausa. È recitato.
Stiamo andando al Lido di Marausa, nostra prossima base di operativa. Voi Marausa? Perché dovrebbe essere così. Laguna dello Stagnone con tramonto e fotografo. Tramonto sulla Laguna dello Stagnone. Qui siamo al Bed and Breakfast La Torre. Per la prima colazione abbiamo brioche confezionate. Questo è l'escafo Laura che prenderemo per andare a Favignana. I fantozzi non manca mai, eh? Siamo arrivati a Favignana. Il castello. Dopo un viaggio bello movimentato, ma nel vero senso della parola, siamo finalmente sbarcati a Favignana. Questa è la Villa Florio. Questa è la Tonnara. Questa è la Tonnara Florio. Abbiamo noleggiato due biciclette, 10 euro per tutto il giorno e faremo il giro di tutto quello che si può. L'isola che si vede di fronte è Levanzo. Che dalla pianta si estraeva la china, che con questa medicinale insomma si poteva curare questa malattia che ancora faceva tantissimi morti per tutto il mondo. Giuseppe, oggi fai il custode dello stabilimento. E 3,75 di larghezza. Nel 1 di aprile incominciava la Sagra del Tonno e questi parascamma andavano a mare. Il 15 di luglio finiva la campagna e ritornavano di nuovamente a secco. Nel mese di gennaio incominciava la manutenzione alle barche, c'era l'ultima scalafati che battevano tutto, non brucia, si consuma ma non riesce a bruciarsi. Quando il mazzo era consumato si faceva un'altra volta nuova. Andiamo avanti. Qui di fronte c'era scritto nessuno pensa, ti piegasse se prima duramente non avesse combattuto. Era tempo di fascismo. E lì c'era scritto quello che amministrava tutti i beni di fronte, era lui. E questo signore è stato quello che è uscito fuori la scatoletta con la chiavetta. Mi metti perché ho visto il... L'aveva tre storie, lo tenevo rendendo di postura e lo tenevo rendendo d'avviamento perché era più grosso, volevo mezz'ora in più e storie. Acqua di sciacalla, li buttavano tutti dentro e le varie loro tutte per vedere se c'era l'aria dentro. Primo di inattonamento si vedeva 200 litri, ogni furto che dobbiamo votare, lo primo, gli vedavano il viso dentro e lo salgiamo. Gli stegnini che si saldavano le scatolette. Siamo dove bollivano il tonno. Su questo binario venivano trainati i carrelli con il tonno. Le pietre del tonno le mandavano fuori e facevano olio fecondo di merluzzo. Che neanche i ragazzini lo prendevano a scuola. Prima lo mettono a cucchiarino e poi lo mettono a pallina. Parliamo già siciliano, tutti piccini. Queste erano le celle frigorifere e qui avanti arrivava la nave che trasportava il tonno. Queste erano le boe di ancoraggio delle reti. Il Mar Ligure e quindi la Toscana vengono proprio trasportati nelle nostre acque dove qui trovano la temperatura, la salinità adatte a loro per l'accoppiamento. Questo ampio, ma poi non possono più uscire.
queste reti che sono praticamente fornite di porte di separazione che si possono abbassare ed alzare. Era in superficie ormai, pronto per essere arpionato, perché l'unico sistema per pescarli era con un arpione, tirarli su. Non venivano infilzati, ma venivano solo arpionati e tirati su nei grandi vascelli. Il canto più bello si levava proprio alla fine della mattanza. A mattanza conclusa i tonnaroti cantavano un canto dedicato a una bella ragazza alla quale le si cerca marito. Questa ragazza si chiama Lina Lina e si elencano tutte le bellezze di questa ragazza, anche le bellezze intime, è un canto trasgressivo. E dicono: a chi la diamo questa signorina? La diamo al Rais, la diamo al capo barca, la diamo al vice Rais. Alla fine dicono: la diamo al Rais. È un canto sì trasgressivo, ma è anche un canto d'amore, un canto liberatorio che veniva proprio cantato. Cambuglia, Elina, Lina, Elina, Lina, che bellezza si tiene la signorina. Che belli zizi tieni la signorina, e azzamoni ganga a misa, e azzamoni ganga a misa, ma idda la ulia ti sa di... E scatolotto il tonno lo chiamavano Torino perché aveva tanti dipendenti quanto la Fiat, erano 800 persone che ci lavoravano dentro, tra uomini e donne. Occupò per tutta la vita di sport, fondò la targa Florio e lui si occupò, gli affidarono praticamente la gestione di questo patrimonio immenso. Abbiamo cambiato idea, abbiamo lasciato la bicicletta e preso il motorino, si fa meno fatica. Ed ecco i due sparghieri in moto. Stanno andando a Calarossa. Stiamo andando a Calarossa, stavolta col motorino. Stiamo scendendo a Calarossa. Ciao. Che deve il suo nome dalla guerra che hanno fatto i cartaginesi, perché il mare qui davanti era rosso di sangue. I colori di questa baia sono favolosi, pare di essere in Sardegna, un turchese incredibile. Ciao! Ciao! Mi dai un passaggio? Cara azzurra. Arriva il nostro traghetto, torna a casina e in retromarcia arriva. Perla di mare. Perla di mare. A mangiare che cosa? Uscita allo scorso. Alla faccia dell'economia. Queste sono le burriate allo sfoglio. Oggi lasciamo Trapani e le sue isole. Marettimo e Levanzo. Oggi è una bella giornata, mare calmissimo.